Qual è quell'abilità che, se sviluppata e portata all'eccellenza, ti aiuterà di più nella tua carriera? Sia che sia un lavoro da dipendente, un lavoro imprenditoriale o da libero professionista. Fatti questa domanda. Esiste sempre una singola competenza o al massimo un paio di abilità che devi sviluppare che ti permetteranno di fare quel vero salto di qualità. Sopraffatti da tutte le cose che dobbiamo fare ogni giorno, purtroppo ce ne dimentichiamo e lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo a testa bassa, senza dedicare attenzione a queste cose che sono incredibilmente importanti per il nostro successo e per la nostra, diciamo, crescita personale e professionale. Oggi sarò molto breve e voglio lasciarti proprio con questa domanda, voglio farti riflettere su questo. Chiediti quali sono quelle abilità davvero che devi sviluppare che ti permetteranno di fare un salto esagerato. Trova la tua risposta e inizia a studiare per sviluppare queste competenze e cerca di portarle a un livello veramente eccellente. Perché lavorando su quelle i tuoi risultati arriveranno di conseguenza. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se sei un imprenditore o un libero professionista, io credo che una delle abilità che devi necessariamente sviluppare sia quella che riguarda il marketing a 360 gradi. Ovviamente per padroneggiarlo e portarlo a livelli eccellenti, come dicevo, servono anni purtroppo di studio. Però c'è una scorciatoia che io ti consiglio, ovvero il mio corso Business Architect, che anche se non ti trasformerà in un maestro, perché purtroppo l'esperienza ha una grande fetta di importanza nel momento che inizi a, diciamo, mettere in pratica ciò che apprendi, perché è un po' come imparare la teoria della scuola guida, ma poi quando ti siedi e inizi a guidare, all'inizio fai una fatica impressionante. In ogni caso ti permetterà di avere una visione abbastanza ampia e chiara per capire quello che stai facendo e se quello che stai facendo è corretto. Perché diciamo che puoi trovarti in due situazioni e parto sempre dal presupposto che tu sia veramente bravo nel tuo lavoro o che il tuo prodotto o servizio che vendi sia incredibilmente di alta qualità, altrimenti dimentica tutto quello che dico perché la mia visione è che per prosperare nel mercato di oggi serve un prodotto o servizio eccellente. Quindi, se tu hai un prodotto o servizio eccellente, queste due possibilità. Il primo è che tu lavori a testa bassa nella tua attività e di conseguenza lavori, 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 ma non ottieni i risultati che meriteresti dedicando così tanto tempo alla tua attività. Quindi dovresti rallentare, fare un passo indietro e cercare di avere una visione molto più ampia della tua attività e agire di conseguenza nei punti critici che ti permetteranno di crescere in maniera molto veloce. La seconda possibilità è quella che tu effettivamente inizi a cercare di muoverti, a cercare di lavorare sul marketing della tua attività, ma non ottieni i risultati che vuoi. Questo succede perché non stai facendo le azioni giuste e il mio corso Business Architect serve proprio a questo. Ti permetterà di fare una vera radiografia del tuo business, identificare immediatamente quali sono i problemi che stai affrontando, quali sono quelle, io le chiamo sempre le ruote sgonfie, immaginando la tua azienda come una macchina, quindi le ruote sgonfie che ti permetteranno di, una volta gonfiate, prendere una velocità spaventosa. Per cui vai sul mio sito Business Architect e dagli un'occhiata. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!